Ciao a tutti, sono Jacopo Pisani per Elettri TV e quest'oggi mi trovo a Nazzano Romano. Sono un cantante e sono un artista e oggi sono qui per promuovere il mio nuovo album. E ci troviamo davanti a un'opera realizzata nel 2012 da Alessandro Lugari e dedicata alle vittime sul lavoro. Ragazzi, mi raccomando, è importante quando lavorate, attenzione. E non vi fidate di chi non vi fa fare le cose nel modo giusto. Ciao. Ciao, sono Jacopo Pisani e sono qui per Elettri TV a raccontarvi un po' del mio nuovo album. Innanzitutto il mio nuovo album si chiama Cambiamento e deriva anche da tutto ciò che ho vissuto in questi ultimi 2 anni, come tutti d'altronde in questo pianeta. Abbiamo vissuto un grande cambiamento interiore ed esteriore. E racconta soprattutto di quello che per me è cambiare, ma cambiare modi di vita, insomma, lavoro, amici, abitudini, tutto quello che abbiamo passato con questa brutta circostanza di cui non voglio nemmeno parlare più di tanto, che sappiamo tutti dal 2019 in poi. Cambiamento per me è anche un qualcosa di positivo, non per forza cambiare vuol dire qualcosa di negativo, ma cambiare vuol dire anche agire in funzione di qualcosa che a noi non va più bene. Il cambiamento sta anche a livello interiore, giustamente, e anche a livello mondiale. Nessun cambiamento avverrà mai se non saremo noi il cambiamento stesso. Questa è una grande, famosissima frase del maestro Mahatma Gandhi, ma una frase anche usata da molte, molte più persone. Questo album è composto interamente da due produttori italiani che sono Tommaso Marconi e Antonio Tavassi, con il quale ho avuto l'onore di collaborare. Due ragazzi veramente in gamba, hanno messo anima e corpo in questo progetto nato dal bisogno di fare, di creare. Appunto, stavamo tutti vivendo la stessa cosa. E quindi ci siamo coinvolti l'uno con l'altro senza nemmeno accorgersi e ci siamo ritrovati in quelle sere di lockdown, in quelle sere qui non si poteva uscire, non si poteva andare in giro, no? Siamo ritrovati in remoto, no? Oggi si usa questa parola, non molto di moda. Il remoto vuol dire ci siamo interconnessi tramite queste piattaforme digitali, e adesso non faccio pubblicità, ma che ci hanno permesso, insomma, di scambiare dati, scambiare musica, parlare tra di noi tramite microfoni e videocamere, comunicare le nostre impressioni, no? Del progetto l'uno con l'altro. Abbiamo creato questo progetto anche grazie a
un altro amico, Patrick, che qui cito, pensate che il cognome, lui sa, che è stato, diciamo, il nostro sostenitore, primo sostenitore, il primo pubblico. E poi ho coinvolto all'interno di questo album la mia compagna Alessandra, Lexi, e ho coinvolto mia madre Carolina, Awisha, ho coinvolto mio fratello Tommaso, detto Tamati, e ho coinvolto Edu Nofri, un altro mio carissimo amico, e loro mi hanno dato una partecipazione, ognuno a modo loro, diciamo, a livello anche, come potete aver capito, anche intima, ma soprattutto mi hanno dato quello che potevano a livello creativo. Quindi la mia compagna mi ha accompagnato in due brani di questo album, mia madre ha interpretato l'introduzione di questo album, mio fratello mi ha sostenuto nell'arrangiamento di un brano e ha inserito anche lui parte del testo della composizione, ed un Onofri ha inserito molti strumenti in un brano che si chiama La Natura, e appunto qui siamo nella natura, in questo bellissimo posto. Io vengo da Calcata che è qui vicino, e qui oggi ci troviamo a Nazzano Romano, nella riserva naturale del Tevere Farfa, e qui questo dietro alle mie spalle è il Tevere, però c'è una diga qui più avanti e quindi negli anni si è formato questo specie di lago che chiamano Laghetto di Nazzano. Sono stati molto gentili qui con noi, guardia parco, ci hanno offerto anche da bere l'acqua, ci hanno assetato, e devo dire che con Elettri TV ci si ritrova sempre in posti magnifici. Potete ascoltare il mio album da settembre in poi del 2022, lo troverete su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. E mi potete trovare sui social network col mio nome Jacopo Pisani, sia su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, SoundCloud, chi più ne ha più ne metta, e potete così molto facilmente reperire la mia musica, i miei progetti. Detto questo, vi saluto questa bellissima giornata e vi ringrazio per lo spazio, e vai con Rock Elettri TV.